malicia nueva. Alto son, me pusieron puntita, alto son, noche que es mala, mala. Alto son, hoy paso por lo que veo. Alto son, me pusieron puntita, alto son, noche que es mala, mala. Alto son, hoy paso por lo que veo. Allora, Aldo Garzia, scrittore, giornalista, decenni passati in America Latina, conoscitore del Centro America e anche del Nicaragua, a cui stasera dedichiamo questa giornata. Non la dedichiamo noi veramente, cioè se la autodedicano, perché è l'anniversario del trionfo sandinista, che finalmente dopo tanti anni si può più o meno rifesteggiare, no? Beh, direi di sì, perché al quarto tentativo Daniel Ortega ha vinto le elezioni pochi mesi fa, quindi c'è un ritorno perlomeno di una componente del vecchio fronte sandinista al governo. Daniel Ortega è un personaggio mitico della rivoluzione sandinista e quindi si riapre una speranza politica in quel paese. L'altra cosa interessante è che questo esperimento nuovo di governo avviene in un quadro più generale dell'America Latina, dove prevalgono gli esperimenti progressisti, alcuni più radicali, altri meno, ma il vento che soffia a livello latinoamericano è un vento progressista, di sinistra. Dici Chavez, Morales, beh, sì, eccetera, l'Argentina di Kirchner, fino anche il Cile di Michelle Bachelet. Sono esperienze diverse l'una dall'altra, alcune più radicali. C'è un primo fronte intorno a Chavez che raccoglie Cuba, raccoglie la Bolivia, raccoglie l'Ecuador e molto probabilmente potrà raccogliere anche il Nicaragua, anche se ho l'impressione che non sia ancora chiara la direzione di marcia che il nuovo esperimento di governo prenderà a Managua. E dall'altra parte c'è un polo, diciamo, meno radicale, però ugualmente interessante, il Brasile, l'Argentina, il Cile, e insieme questo movimento di sinistra che scuote l'America Latina, io credo che sia un fatto sicuramente positivo, anche se dobbiamo sottolinearne la pluralità politica e la pluralità di riferimenti come un dato di novità. Bene, grazie, a dopo, tanto al dibattito. Grazie Aldo Garzia. Allora, Flavio Fusi, inviato del TG3 in America Latina molte volte in questi anni, praticamente hai dormito più in America Latina che in Italia, no? A volte. Sì. E fra i tanti paesi, ovviamente anche il Nicaragua, durante, prima, forse anche e dopo la rivoluzione, nel senso dopo la sconfitta del fronte sandinista del 1990, che sei qui stasera a questo dibattito che comincerà fra poco. Che ricordo hai del Nicaragua, insomma, più bello, più, buttiamola un po' sul romantico? Ma io sono stato in Nicaragua la prima volta nell'82, erano 3 anni che i sandinisti avevano conquistato il potere, era un periodo molto duro perché già cominciava l'aggressione americana, i contras si stavano organizzando, però mi ricordo che era un periodo di grande entusiasmo, ancora c'era entusiasmo per la vittoria, ancora si ricordava il lungo e terribile periodo di Somoza. E quello che mi ricordo di questo viaggio fu un viaggio all'interno di Nicaragua, andammo a Solentiname, tra l'altro a León al nord, era l'entusiasmo dei militanti che avevano conquistato questa vittoria e la speranza di cambiare quel paese, la speranza molto difficile di fronte a problemi difficilissimi. Questo è stato il primo impatto. Il primo impatto. E poi? Sono tornato altre volte negli anni successivi fino al 90, quando i sandinisti sono stati sconfitti nelle elezioni. Ne rimanesti sorpreso? Ma guarda, rimasero sorpresi i sandinisti, questo è un elemento politicamente molto importante se vogliamo analizzare la situazione. La situazione negli anni si era deteriorata molto.
non soltanto per l'aggressività dei contras, ma anche per problemi interni del fronte sandinista. Però nel 90 c'era la grande speranza di una grande vittoria e invece fu una grande sconfitta. Oggi c'è Chavez in tribuna insieme a Daniele Ortega, anzi adesso dobbiamo proprio fare il primo collegamento per sentire, pare che alle 11.30, sono 8 ore di in meno, a Managua adesso sono le 11.43, fra le 11.30 e mezzogiorno, quindi in questi momenti fanno il primo saluto alla Plaza della Rivoluzione, ti ricordi dove andò anche il Papa Wojtyla, no? Beh, fu una visita molto drammatica, mi ricordo. C'eri? L'indice, no, in quel caso non c'ero, ma mi ricordo l'indice alzato contro Cardenal, mi ricordo molte cose di Piazza della Rivoluzione. Se poi avremo modo di parlarne ci chiederemo e io dirò quello che ne penso. Dovremmo da semplice osservatore, cos'è il sandinismo oggi e cos'era allora. Penso che la cosa sia estremamente diversa rispetto a... Ma c'eri a quella di Wojtyla a L'Avana? Sì. Perché c'ero anch'io, me lo ricordo, non negare... Beh, quello fu un'altra delle grandi avvenimenti, insomma, la visita nel 98, gennaio 98 di Papa Wojtyla a L'Avana, grande avvenimento mondiale, i due grandi vecchi, Papa Wojtyla e Castro, che si incontrano. Che però quello non muore mai, l'altro, né glielo auguriamo. Papa Wojtyla ha esaurito la sua parabola, Castro è un vecchio signore che sta vivendo il suo autunno. Riesce a fare una sintesi della situazione, dei diritti umani a Cuba, della situazione in generale, della democrazia o no, o meno, questo dibattito è infinito, continuo, e di quella invece della situazione in Venezuela, come anche raccontarci brevemente quello che accadde in quel di Caracas. 2002 a Caracas, quasi per caso mi trovai la sera stessa del tentato golpe a Caracas, l'aereo da New York, venendo da New York, atterrò alle 9 di sera, la città era sotto coprifuoco, abbiamo preso un taxi, l'unico che ci ha portato in centro, e lì abbiamo vissuto io e la mia troupe tutta la notte delle grandi sorprese, Chavez prigioniero, Chavez detronizzato, i golpisti che festeggiavano, e poi durante la notte il rovesciamento della situazione, Chavez di nuovo in sella. Ricordo perfettamente la tua prima corrispondenza e la tua ultima, me la ricordo perfettamente, perché ci hai fatto prendere un colpo nella prima e poi hai esultato nell'ultima. Beh, esultato, io sono un giornalista che segue gli avvenimenti, non credo di aver esultato, ecco. Credo che da un punto di vista giornalistico è stata una grande notte, insomma. Ecco, sì. Insomma, non hai dormito, Vano? No, non ho dormito affatto, perché appunto la situazione si è mutata alle 4 di notte, Chavez è arrivato al palazzo presidenziale e ha cominciato a fare questa sua lunga diretta televisiva, come lui fa di solito, è un vizio ormai, con Cosa Nuova, con il crocifisso in mano, quindi questa è un'altra immagine di Chavez, e quindi poi il giorno dopo i festeggiamenti e un'esperienza che è continuata, esperienza con luci, ma con grandi ombre, secondo anche me. Anche quella, come Cuba, insomma, no? Come Cuba, io sono stato a Cuba a marzo scorso, e dal punto di vista della mia analisi giornalistica molto parziale ho visto un paese, una società molto provata, molto ferma. Grazie Flavio. Nuovo ambasciatore Esteban Elmer della Repubblica di Bolivia in Italia, grazie per essere venuto al dibattito che dopo comincerà comunque, e la signora Ximena Arias della Gioventù del MAS, Movimento al Socialismo in Bolivia, sempre della Repubblica de Bolivia.
La pregunta es, para nosotros que no tenemos información definitivamente de la situación actualmente en Bolivia, ¿cómo es la situación en Bolivia ahora con los nuevos, con le nuove, diciamo, con la nueva política que se es determinada con el cambio de gobierno con el presidente Evo Morales? Bueno, la lucha en Bolivia es muy fuerte. En primer lugar, quiero agradecerles por la entrevista y saludar a todos los hermanos italianos, compañeros de ideología. En Bolivia es la lucha muy dura. No se olviden que en Bolivia estamos viviendo cambios, confrontando cambios profundos, cambios que estamos confrontando, problemas de la vida republicana con una visión indígena. El movimiento indígena boliviano, el movimiento al socialismo, plantea cambios en los cuales tenemos que enfrentar el racismo, estamos afrontando la cuestión de la nacionalización y son cambios en los cuales tenemos una lucha dura de la derecha. Para nosotros lo importante, manejamos el término del vivir bien. El vivir bien es más, es mucho más que lo que plantea el capitalismo, tan solo es la acumulación, a la izquierda la igualdad. Nosotros planteamos más allá de eso, ¿no? La identidad colectiva, los derechos colectivos y planteamos una vivencia en armonía con la naturaleza. Y para esto estamos ejerciendo políticas públicas claramente concretas. Nos están juzgando de que somos tan solo que manejamos ideología. Eso es falso. Estamos siendo altamente pragmáticos en busca de una justicia social con una inspiración propiamente de la izquierda con la que ustedes están manejando. Señora Ximena. Buenas tardes a todos los hermanos italianos y latinoamericanos también. Mi nombre, como lo has dicho, es Ximena Arias. Yo he trabajado con el sector de las de juventudes del movimiento al socialismo. Actualmente nuestra situación es un poco difícil porque los jóvenes por lo general somos los que llevamos siempre adelante todas las manifestaciones y las movilizaciones. Lastimosamente ahora en nuestro país, como han debido ya ustedes escuchar, la Asamblea Constituyente está siendo fuertemente presionada por sectores separatistas que a raíz de defender una autonomía supuestamente departamental, por no decir que lo único que ellos buscan entre sí los comités cívicos y las prefecturas de tanto Tarija como Santa Cruz es simplemente independizarse y poder manejar los recursos provenientes de las regalías del gas a su antojo y favorecer como siempre a las familias oligarcas de esos departamentos. Ahora la lucha es por una autonomía indígena, provincial, regional y seccional. Esta bandera que yo porto es la representación de los pueblos indígenas originarios de Bolivia, que también reclaman sus derechos, el respeto a sus derechos, el respeto a su tierra, a la madre tierra, a la Pachamama, a su cultura y a su tradición. Una cosa muy importante para los hermanos latinoamericanos, hermanos italianos, a todos los que están escuchando, tienen que tener en cuenta que en Bolivia por primera vez los pobres estamos en el poder. Por primera vez un trompetista, ladrillero, cocalero, dirigente, que ha luchado siempre por los derechos humanos, está como presidente. Está planteando cambios muy profundos que a la derecha le está lastimando. Como nunca, estamos haciendo una guerra frontal contra los grandes oligarcas, los grandes latifundistas que están manejando actualmente los medios de comunicación en Bolivia. En esta batalla contra la derecha, convocamos a los hermanos latinoamericanos que no nos dejen solos. Necesitamos su compañía, sus fuerzas que nos puedan apoyar para que este tipo de lucha del movimiento indígena de la izquierda mundial pueda triunfar. Es esto lo que quería decir a ustedes, hermanos. En Nicaragua también. Evidentemente en Nicaragua creo que de alguna manera yo digo lo siguiente. Bolivia está enfrentando problemáticas de la vida republicana y a esto lo que hizo Nicaragua es una inspiración de lucha para nosotros. Muchas gracias. Hayaya Bolivia y hayaya el compañero Evo Morales. Gracias.